grazie, no, perché non volevo, per carità, togliere insomma tempo al presidente Ardu, però diciamo che anche questo discorso impatta soprattutto su lavori pubblici, no? Parlando sì di patrimonio, ma poi parlando di lavori. Allora, no, molto brevemente, chiaramente io ringrazio il presidente Ardu di aver modificato, di aver apportato delle modifiche importanti a questa mozione, perché io dico una cosa, già ne avevamo parlato tempo fa su riguardo in occasione di un'altra mozione, mi sembra presentata dalla consigliera Grancio. Cioè, attenzione, purtroppo la normativa sul superbonus 110 non salva il patrimonio direttamente gestito dai comuni, ed è quello il grande problema di Roma Capitale. Quindi io veramente faccio un appello alla consigliera Celi, al consigliere Figliomeni, che prima insomma li ho sentiti, di stare attenti a quello che raccontano i cittadini, perché c'è una profondissima differenza tra immobili delle comunali gestiti da un ente terzo, ancorché magari partecipato dallo stesso comune, rispetto ai noi dalla gestione del patrimonio di Roma Capitale, che è gestito direttamente da Roma Capitale attraverso i dipartimenti. E questa purtroppo è la profonda differenza con Milano, ad esempio, ma non mi voglio ripetere perché il presidente Ardo è stato chiaro. Quindi purtroppo bisogna chiedere invece una modifica sostanziale della normativa sul superbonus 110 e speriamo che, anzi dovremmo fare fronte comune, no? Visto chi governa al nazionale, dovremmo fare noi per la nostra parte e per la parte centro-sinistra, e anche un po' il centro-destra dovremmo tutti andare a bussare alla porta dei parlamentari e chiedere una modifica che possa fare in modo che anche il patrimonio direttamente gestito dai comuni entri a far parte del super bonus 110, perché è proprio lì, cioè a me sembra molto chiara quanto dice la normativa. Quindi ringrazio il presidente Ardo, perché chiaramente ci troviamo in sintonia e in questo modo il voto sarà favorevole, perché è modificato secondo quello che veramente dovrebbe dire la mozione. Grazie.